Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Apriamo il nostro cuore alla gioia e al ringraziamento in questo giorno nel quale ricordiamo il battesimo di Gesù e anche il nostro, e in modo particolare anche per Chiara che oggi riceve questo dono grande di Dio. E quella voce che si ode dal cielo: tu sei il mio figlio, l'amato, e Gesù è l'agapetos, cioè l'amato, lo siamo anche noi. Diciamo, vogliamo lasciar cadere ogni giudizio contro noi stessi e accogliere questa dichiarazione d'amore da parte di Dio verso ciascuno di noi. Noi siamo amati, tu sei l'amato, ciascuno di noi è amato da Dio. E vogliamo aprire il nostro cuore a questa gioia, a questo incontro con Dio che ci ama. La Chiesa ci invita quindi a celebrare oggi il battesimo di Gesù, che significa fare memoria del nostro battesimo, che è un sacramento, potremmo dire, legato, nascosto, da scoprire, del quale non abbiamo consapevolezza, in quanto quando l'abbiamo ricevuto, molto probabilmente molti di noi l'hanno ricevuto da piccolissimi. Io ad esempio ho ricevuto il battesimo al terzo giorno della mia nascita, perché stavo per morire, avesse stato, no? E invece il Signore ci dà questa opportunità di grazia. E quindi dobbiamo, ecco, prendere consapevolezza. Dei sacramenti è importante prendere consapevolezza e sapere di vivere questa realtà determinante nella nostra vita, la realtà dell'amore santo di Dio. Sappiamo che il battesimo ci dà lo Spirito Santo con il suo corredo di carismi, di doni, di talenti, di frutti, che dobbiamo scoprire giorno per giorno. E ciascuno di noi ha dei carismi, ha dei doni, ha dei talenti, e a ciascuno è data questa manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune, per ciò che è utile nella comunità. Ognuno di noi è utile, e per usare le parole di Papa Benedetto, ognuno di noi è amato, è voluto, è desiderato, è utile, è necessario per la nostra umana famiglia, per la nostra comunità. E noi non sappiamo di avere alcuni talenti, alcuni carismi, un po' come se abbiamo dei soldini messi da parte che non spendiamo perché non sappiamo di averli. Ogni tanto, l'altra volta sono andato a cambiare dei buoni postali che mi aveva fatto mia mamma, non sapevo neanche di averli. E allora ho preso questa riserva, ho attinto e li ho spesi per cose buone. Ed è importante fare questo, spendere le cose belle che abbiamo, usarle, utilizzarle, un po' come quando dobbiamo andare a fare il riordino, quando facciamo il cambio della biancheria e ci accorgiamo di avere delle cose belle che non usiamo, dobbiamo usarle. Questo è importante, perché altrimenti sciupiamo questa opportunità di grazia che abbiamo.
Per questo, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, siamo a 50 anni dal Concilio, dice che tutti i movimenti che nascono poi dalla riforma del Concilio puntano su questa riscoperta del battesimo. Ci sono tantissimi movimenti, associazioni, gruppi, gruppetti, comunità, fraternità, di tutto di più, e ognuno di noi può aggregarsi, agganciarsi ad una o a più di queste realtà per riscoprire il battesimo. Ad esempio i corsi di cristianità che in 3 giorni fanno una full immersion per riscoprire le potenzialità battesimali. Poi ci sono il movimento delle catecumenali che stanno anni e anni meditando, fanno i passaggi, i cammini per riscoprire il battesimo. Poi ci sono quelli che invece si rifanno al rinnovamento carismatico cattolico da Pasqua fino dalla Pasqua fino alla Pentecoste, vivono questo momento di riscoperta dei doni, dei carismi, e poi ricevono l'effusione dello Spirito Santo, che noi probabilmente faremo questa esperienza più in là molto forte. E martedì inizieremo il gruppo mensile dei Salvatoriani Laici, mercoledì il gruppo settimanale della preghiera carismatica, ma non per sapere qualcosa in più, ma per vivere meglio, perché non è che bisogna sapere le cose. Papa Benedetto diceva che questo è un periodo in cui si sta vivendo una grave eresia, un periodo di gnosticismo, un secondo gnosticismo di questo terzo millennio. All'inizio della Chiesa c'erano alcuni che dicevano: basta sapere le cose di Dio e si è salvi. Non basta saperle, bisogna viverle. Non basta sapere come ci si salva, bisogna viverle. Non basta sapere se sei il colesterolo alto, puoi andare in farmacia, comprare i farmaci e metterli nel cassetto. Bisogna assumerli, altrimenti non guarisci mai. Non so se sono abbastanza chiaro, no? Uno sente il primo avvicinato spusto, non ci riesce. Perché talvolta, ecco, questa potenzialità della nostra fede può farci paura, ma forse ci impegna troppo, ci compromette. E poi cosa dobbiamo fare? Invece è importante vivere questa nostra esperienza in pienezza. E Gesù fa questa esperienza del battesimo nel punto più basso della terra. E da sempre è stato creduto, siamo andati anche, chi è stato in Terra Santa sa, siamo stati a Betabara, quella zona più bassa della terra, quasi 400 metri sotto il livello del mare, circondata da montagne, quindi non arriva l'acqua, e lì in quel punto Gesù riceve il battesimo. Lui che dalle altezze dei cieli scende nel punto più basso della terra proprio per indicare questa discesa, per prendere noi che siamo nel punto più basso della nostra vita, per farci fare un cammino di dignità verso l'alto, per vestirci del suo amore. Ed è lì il luogo dove appunto la tradizione l'ha individuato lì, ci sono anche altri luoghi dove si fa il rinnovo delle promesse, noi lì ci siamo un pochettino ne sciamo, ci siamo messi a fare questo bagno in ricordo del nostro battesimo, abbiamo stretto San Giovanni a destra e a manca, mammozze, paciozze nuovi, e abbiamo scelto di rivivere l'esperienza battesimale nella consapevolezza, riscoprendo la consapevolezza del dono grande che Dio ci ha fatto. Dove Gesù ha fatto questo? In una zona dove si passa per dove il popolo di Israele è passato dalla schiavitù dell'Egitto, dal vagare nel deserto, per entrare nella terra promessa. Betabara è la zona dove dal monte Nebo si vede, e lì era rimasto Mosè perché aveva visto la terra promessa ma non c'era entrato, manda Giosuè avanti con il popolo, e lì in quel punto così stretto, se vi ricordate c'era dall'altro lato, vi ricordate la Giordania? Sì, ve lo ricordate, sì, vi ricordate il posto, no? Ecco, dall'altro lato c'era la Giordania, ma poco, proprio come da qui a lì, più o meno piccolino, uno stretto minimo che separa queste due terre, ed è un passaggio, Gesù ci fa fare questa esperienza perché ci indica che dobbiamo convertirci. Giovanni Battista che diceva: convertitevi, fate opere
di conversione, cambiare vita, passare dalla schiavitù alla promessa della terra e vivere questa terra della promessa. È un po' questo passaggio per vivere la grazia, la gioia e la felicità, e Dio vuole farci fare questa esperienza. Dicevo, questa è proprio questa esperienza grande di grazia che dobbiamo fare, e molte volte la facciamo proprio nel momento in cui siamo arrivati al fondo. Anzi, si dice che talvolta, se volevamo arrivare al fondo, l'abbiamo oltrepassato, stiamo scavando già. Beh, quando siete lì, si vede il Signore, vuol farvi fare un'esperienza di grazia straordinaria. Molte volte si arriva al Signore per momenti di grande prostrazione, proprio in quel momento il Signore ci dà un'opportunità di grazia e ci risolleva. E questo avviene, questo battesimo di Gesù avviene quando tutto il popolo era in attesa del Messia. E quando Gesù viene battezzato, già da oltre 300 anni, non c'erano più le profezie, si era chiuso il cielo. Il Signore non aveva mandato più nessun profeta, perché? Non perché Dio non avesse nulla da dire, ma perché il popolo non voleva ascoltare. E si era creato delle leggi, degli orpelli, delle situazioni per cui non era più pronto a ricevere la parola di Dio. E potremmo dire che tutto questo periodo di attesa presagisce che sta arrivando il Signore, ma passano 300 anni. E dopo 300 anni arriva Giovanni. E se avete fatto caso alla lettura del Vangelo, così si apre, che la gente si domandava in cuor loro se non fosse Giovanni il Messia. La gente proprio aveva scambiato Giovanni per il Messia, seguivano Giovanni il Battista. Ma Giovanni il Battista dice chiaramente: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, e costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E c'è una differenza sostanziale. Noi dobbiamo pensare che siamo ancora nell'atteggiamento del Battista, nel battesimo d'acqua o nel battesimo di fuoco. Cos'è il battesimo dell'acqua? Il battesimo dell'acqua è una specie di confessione e assoluzione, una richiesta di perdono. È quello che dobbiamo noi fare per Dio, mentre nel battesimo di fuoco è quello che Dio è disposto a fare per noi. Non so se mi state seguendo. Il battesimo d'acqua è come poco fa si sono confessati tanti bambini, sono venuti, hanno detto i loro peccati e poi sicuramente già la prossima settimana ricorderanno sempre gli stessi peccati e faranno gli stessi peccati. I grandi manco si confessano più ormai. Che cos'è? C'è una differenza tra perdono e purificazione. Mentre il perdono è, sì, l'accusa del peccato, la buona volontà, il buon proposito di non commettere più gli stessi errori e di non reiterare le stesse manchevolezze, ma poi ci accorgiamo che siamo tali e quali. Mentre il battesimo dello Spirito, quindi questa purificazione più rossa, il fuoco, indica questo totale cambiamento. Tu passi il fuoco di Dio nella tua vita, ti cambia. Faccio un esempio molto pratico che facevo stamattina. Se ad un alcolizzato che diciamo non devi bere più perché ti fa male, oppure ti buttano fuori dalla famiglia e ti viene una malattia e vedi che muori, oppure ad una persona drogata, oppure col tabagismo ha un legame di dipendenza o d'altro, tutto questo non serve. Sappiamo che non serve. Quante volte abbiamo cercato di convincere persone a non sbagliare, ma niente, continuano tali e quali, ma non perché non vogliono, perché vorrebbero. Ma poi alla fine tutto questo ci porta un po' ad essere abituati: vabbè, è giusto che tu me lo dici, è giusto che sì, ci convinciamo con la mente, però poi non ascoltiamo. Perché? Perché noi ascoltiamo soltanto quello che sentiamo rispondere ad una verità nostra, lo facciamo nostro perché ci crediamo noi, oppure perché ci tocca il cuore. Allora, questa è la predicazione del Battista: fate opere di conversione. E invece il Signore viene e fa lui nel nostro cuore quest'opera di purificazione. Brucerà la pula con fuoco inestinguibile, le cose che non contano. Il Signore le distrugge, e non ci dispiace che il Signore distrugga le cose che non contano. Poi non sentiamo più la dipendenza da tante cose.
E Gesù viene ad accendere in noi questo fuoco d'amore, viene a battezzarci, e non ha fatto questo in maniera formale, ma lo fa in maniera efficace per ciascuno di noi, nell'intimo, ed è disposto a fare meraviglie per ciascuno di noi, per farci passare dai nostri vizi, dalle nostre inclinazioni sbagliate, alla vera vita di grazia. Il vero battesimo quindi deve entrare nella nostra vita e portare ciascuno di noi a immergere anche gli altri nell'amore santo di Dio. Battizzo significa proprio questo, immergere. Quando noi usciamo, quella parola che Gesù ha detto ai suoi discepoli, cosa ha detto Gesù ai suoi discepoli alla fine del mandato? Quando Gesù ascende al cielo, cosa dice? Andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo e poi battezzate ogni creatura nel nome Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E oggi mi meravigliamo che i nostri bambini non sanno fare più il segno della croce neanche. Prendo coscienza di questa manchevolezza, ma sicuramente tutto questo ci porta a non aver compreso quello che Dio ci vuole dire, che noi dobbiamo pensare come il Padre, amare come Gesù, agire come lo Spirito Santo ci dice di agire. Questo significa anche il segno della croce per noi, entrare in questa dinamica di vita nuova. E bello, il segno della croce, bello, no? Tocchi la testa perché devi pensare come pensa Dio Padre. Come pensa il Padre? L'altra volta una persona mi ha detto: Padre, ma io non merito questo. Ma Dio non ti tratta secondo i meriti, pensa secondo la mente di Dio. Se un padre ha un figlio che è un mascalzone, che è un monellaccio, e il suo figlio gli dice: papà, c'ho fame, cosa fa il papà? Gli dà da mangiare, perché non se lo merita, quello che gli dovrebbe dire vai a letto senza cena, poi si commuove e gli dà da mangiare ugualmente. E il Signore ci tratta non per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni. Sa di cosa abbiamo bisogno e ci dice: vabbè, prendilo, anche se sei un mascalzonaccio, lo diamo lo stesso. Ecco, è quello che ci diceva oggi. E poi amare col cuore di Gesù, e quindi amate gli uni gli altri come io ho amato voi, quindi come Gesù ci ha amati, e agire come lo Spirito Santo ci dice di agire, di andare per battezzare queste persone nell'amore santo di Dio. E tutto questo avviene mentre Gesù era in preghiera. Gesù, attenzione, questa teofania, questa manifestazione di Dio, della voce del Padre, si ha non quando Gesù era nel Giordano, ma uscito dalle acque del Giordano, cosa stava facendo Gesù? Gesù era in preghiera. Mentre Gesù pregava, avvengono tre cose. È importante perché Gesù ci dice che dobbiamo entrare in questa dinamica della preghiera. Tante volte sentiamo parlare della preghiera come di un'attività facoltativa. Vabbè, se vuoi pregare, preghi. Se non vuoi pregare, vabbè, non fa niente. Oppure vuoi fare questa cosa, falla, non puoi fare. No, è importante la preghiera. È un'azione di grazia, non che noi facciamo qualcosa per Dio, ma è un momento in cui permettiamo a Dio di fare qualcosa per noi. Questo è importante, la preghiera. La preghiera è importante per questo. Non perché dedichiamo del tempo a Dio, ma perché diamo del tempo a Dio perché agisca nella nostra vita. Questo è importantissimo. Se capissimo questo, già ci basterebbe. Se comprendiamo che il tempo della preghiera non è un tempo, un favore che facciamo noi a Dio, ma è un tempo per cui permettiamo a Dio di agire nella nostra vita, saremo veramente felici. E tante volte, ecco, abbiamo sentito questo Gesù che pregava. Pensate a Gesù, mi pare che è stato qualche giorno fa, questo Gesù indaffaratissimo tutta la giornata, non aveva tempo e nel cuore della notte se ne va a pregare. Ma non aveva tempo per riposare, per... No, non puoi. È la preghiera, che è questo confronto con Dio diretto, che permette a Dio di realizzare nella tua vita un'opera d'arte, un capolavoro. E attraverso la preghiera dobbiamo entrare nella comunione col Padre, col Divino, per rendere la nostra vita meravigliosa. Ci sono tre momenti che vengono raccontati in questa pagina del Vangelo.
vorrei passare in rassegna con voi. Il primo momento è che il cielo si apre. Il termine esatto è squarciare. Il cielo si squarcia perché è una cosa che tu apri e poi la puoi chiudere. No, nel momento in cui Dio vuole manifestare la sua potenza, si squarcia il cielo. Uno squarcio in un vestito lo rende irreparabile, lo sgrava totalmente, è distrutto. E quindi c'è questo passaggio sempre della grazia di Dio verso di noi. Dio che apre il cielo e si china verso di noi, ci riempie con la sua grazia, il cielo è sempre aperto. Dio è sempre disposto a dire che siamo i figli amati e a ricevere questa dichiarazione d'amore da parte di Dio. Allora è meraviglioso tutto questo perché noi sempre possiamo fare queste esperienze di comunicazione con Lui, col Signore. E mentre il cielo si apre e si squarcia, scende su Gesù cosa? Lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. Lo Spirito Santo è una colomba? No, appare come una colomba. Perché questa similitudine? La colomba è un segno importantissimo. Se noi sappiamo, studiando determinati comportamenti, vediamo ad esempio cosa fanno i colombi. I colombi fanno un nido. E anche se tu li cacci, torneranno a rifare il nido lì allo stesso posto. Se noi disponiamo il nostro cuore come un nido dove lo Spirito Santo entra una volta, lo Spirito Santo sa che deve ritornare lì. Anche se noi lo cacciamo con i nostri modi comportamentali, con i nostri peccati, con le nostre brutture, lo Spirito Santo torna, tornerà sempre. Lo Spirito Santo aleggia sulla nostra vita come aleggiava i primordi della creazione e viene verso di noi perché vuole farci fare questa esperienza di grazia. Lo Spirito Santo cova sulla nostra confusione per farci passare dal caos al cosmos, dal disordine all'ordine, per farci passare dalla bruttura del peccato alla bellezza della grazia. E viene sempre lo Spirito Santo. Tu lo puoi cacciare, ma lo Spirito Santo agisce in te, torna sempre. È importante questo. Perché non dipende da noi che diciamo vieni, è lui che viene a prescindere se noi lo invochiamo oppure no. Ma quando c'è una predisposizione ancora di più e se teniamo con questo nido, lo Spirito Santo viene verso di noi. E c'è questa voce dal cielo, questa voce che dice, cosa diceva questa voce? Tu sei il figlio mio, l'amato, in te io mi sono compiaciuto. E queste parole noi sappiamo che sono delle parole che Gesù si sente rivolgere dal Padre e non sono solo per Gesù, sono parole per ciascuno di noi, perché l'immagine di Dio si è impressa in ciascuno di noi e noi non siamo qui per caso, non siamo il frutto del caso, noi non siamo venuti qui perché abbiamo scelto di fare un'esperienza, no? No, Dio ha voluto che noi facessimo questa esperienza di grazia sulla terra, ci ha mandati perché è un progetto d'amore. E in questo progetto d'amore noi dobbiamo scoprire che noi siamo amati, noi siamo gli amati da Dio. E questo termine è importantissimo perché fin dall'inizio della nostra venuta al mondo abbiamo sentito invece parole contrarie, che evidenziano invece questo nostro essere poco amabili, oppure che non siamo capaci, che non siamo affidabili, e a poco crediamo, ci crediamo a queste parole e crediamo a questa voce che è un po' dentro di noi, ci dice vabbè, ma tu non sei capace, tu non sei amabile e tu sei un'altra cosa, gli altri pensano di te una cosa buona, ma tu in fondo lo sai che non sei così. E alla fine ci convinciamo. L'altra volta c'è stata una persona che mi ha suo malgrado aggredito, mi ha detto parolacce ma brutte, allora noi sappiamo che lei, noi lo sappiamo di qua di là, e dice veramente io sono l'amato. Allora sta a me, se mi devo convincere che sono un farabutto allora mi comporterò poi da farabutto, oppure se sono una persona amata da Dio e mi comporto da persona amata da Dio. Questo lo scelgo io, lo devo scegliere io. Allora chi voglio sentire? Voglio sentire Dio, voglio sentire tutte le voci contrarie che vogliono rendere la mia vita un inferno.
Scegliete, scegliete. Questo è importante. Al termine di questa celebrazione noi usciremo da questa chiesa e possiamo riascoltare dentro di noi la voce di Dio che ci dice: tu sei amato, a prescindere da quello che fai e di quello che non fai, a prescindere da chi tu sei o chi non sei, dal tuo cognome e dalla tua famiglia, da chi è tuo padre e da chi sono i tuoi fratelli e qui è Tomasi e o di chi sono i tuoi figli. Tu sei l'amato, tu sei amato. Dio si prende cura di te in maniera personale, in maniera individuale. Tu sei la persona più amata al mondo da parte di Dio. E guardate, questa nostra insicurezza nasce, quanti sono venuti a fare il convegno, hanno fatto l'esperienza della rinascita, un'esperienza meravigliosa, dove hanno avvenuto in questo mondo. Cos'è successo? Che la nostra mamma, quando ci stava partorendo, ha avuto paura, perché la donna si sente morire quando partorisce. È stato... chi ha avuto questa esperienza sa cosa, di cosa sto parlando, si sente morire, sente venire, e quindi ha questa paura di morire e la trasmette al bambino, che si sente rifiutato dalla mamma e tra l'altro viene espulso fuori. C'è tutta una dinamica particolare, e da lì che partono le nostre paure. Fintanto che noi non arriviamo poi alla consapevolezza invece che siamo amati, che siamo benvoluti, che siamo coccolati dall'amore santo di Dio, e allora veramente dobbiamo partire dal nostro io per essere amabili. Invece tante volte cosa diciamo? Ah, se cristiano che conoscessero Pechino Costurno non avrebbero questa bella stima di me. Invece no, perché Dio ha stima di te. Guardate, è meraviglioso, Dio ha stima di noi, di ciascuno di noi, ci conosce. È inutile che cerchiamo di fare la bella faccia, possiamo essere anche brutti e imbrattati. Dio ci ama, a prescindere Dio ci ama. È importante prendere coscienza che al di là della nostra bruttura, perché noi ci vediamo brutti, Dio invece ci ha creati meravigliosi. Dite che la cosa molto buona, noi siamo meravigliosi, al di là che poi non ci piacciamo, ci guardiamo allo specchio e cerchiamo di fare quello che gli altri ci dicono, da spennare i sopracciglia, e dovrebbe facciamolo, e di devi togliere i peli dalle orecchie, è giusto toglierli. Tutto quello che vuoi mai prescindere, Dio ti ama, c'è molto di più dell'apparenza. Dio ti conosce nell'intimo, altrimenti non te l'avrebbe detto. E ricordiamo, e quindi a noi stessi, che Dio ci vuole felici. E cosa vuole un padre e una mamma per il proprio figlio, la propria figlia? Cosa può volere? La felicità. Poi se non fosse così, figlio mio, ti voglio felice, ma sai, devo andare a lottare e lavorare. Invece ci sono quelle, no, resta qui, un po' scoperta vecchiata. Una volta è venuta una ragazza che io penso non esista al mondo in quel modo, raramente si trova, una ragazza che ha quasi 30 anni, 29 anni, ormai i genitori se l'erano riservata perché doveva farlo da badante, doveva farlo da badante. No, che ti mariti, che bigliacchino. Questa ragazza che ha sentito di farsi una famiglia, i genitori, no, no, che ti mariti, tu oramai restare in casa, e come serve a noi? Che, guardate, è brutale questo. Purtroppo c'è questa grettezza, mentre un genitore deve volere il bene dei figli. Ma certo, ma mai, ha fatto la tua vita, altrimenti quella persona già è morta. E se quella persona non farà la scelta che lei sente di fare, questa persona morirà. E se non muore subito, muore nel cuore. Poi quando si muore nel cuore arrivano le malattie e muore anche fisicamente. È così. Guardate che la morte arriva quando tu muori dentro. Se tu sei morto dentro, non hai più ragione di vivere e muori, si ammalerà anche il tuo corpo. Non vorrei scandalizzare con queste cose, ma è così. Ci sono arrivate a queste riflessioni ed è così. Le malattie iniziano nello spirito. Quando ci sono questi traumi, questa non accoglienza della vita, che poi ci porta inevitabilmente alla morte. Allora invece il Signore ci dice che dobbiamo avere questo progetto di grazia per noi. Vorrei ricordare con voi un episodio di Santa Teresa di Lisieux. Santa Teresa di Lisieux andò a confessarsi dal suo confessore, dal suo padre Stefano, e gli disse: voglio farmi santa, Gesù mi ha detto che io mi devo fare santa. Il confessore gli ha detto: senti, cerca di essere più umile, mettiti in ginocchio e fai penitenza. E lei ha detto: no padre,
Se Dio ha messo nel cuore il desiderio a me di farmi santa, è perché il Signore non solo mi vuole santa, ma mi dà gli strumenti per diventare santa. Perché se Dio ci mette nel cuore un desiderio, un progetto che viene da Lui, quel progetto si realizza, anche se gli altri non lo capiscono. Allora dobbiamo credere alla parola che Dio ci dice. Dobbiamo credere questa realizzazione. E questa parola è per ciascuno di noi ed è diversa dalle parole del mondo. Il mondo ci dice no, non ce la puoi fare. L'altra volta quando abbiamo finito il convegno alle Troiane vi racconto un episodio bellino. Ci siamo messi a giocare prima col telefono senza fili, ve lo ricordate il telefono senza fili? Si dice una cosa parecchia uno che dice la ripete, arrivava tutto il contrario, ci siamo spaccati dalle risate, bellissimo questo qua. E scopriamo che non c'era bisogno di avere l'iPad, l'iPhone, il netbook, chat oppure Facebook o Twitter per giocare. Che bello, senza niente. Poi ci siamo messi a animare il film, bellissimo. Mima questo titolo, che è impossibile, ce ne sono alcuni che era impossibile. Allora io mi prendevo il tempo per mimare le cose. Ci sono quelli della squadra avversaria, le donne, sempre. Ormai avete perso, ma il tempo è scaduto, aspetta, io ci devo riuscire. Pigliati due sette comode, come si suol dire, e fai le cose che devi fare. Ma ormai il tempo è scaduto, perché è scaduto? L'importante è che tu realizzi le cose. E ti ha detto che devi farlo entro quel tempo, perché gli altri sono arrivati e tu devi farlo come se stessimo correndo per arrivare in un posto, e c'è sempre la gara di chi arriva prima con la macchina. Non so perché sta cosa, godiamoci il paesaggio guardando la strada sempre e arriviamo. L'importante è arrivare, un po' come quando c'è una corsa. Sì, è vero, chi arriva primo prende la medaglia. L'importante è arrivare tutti, ci dobbiamo arrivare. Anche perché non so se è venuta sta premura per arrivare in paradiso. È bella anche la vita sulla terra, o no? Quindi con calma, c'è il tempo. Sicuramente. Si arriva con calma e si deve arrivare bene, ben preparati. Allora questo è il tempo per giungere preparati alla vita di grazia. L'importante quindi è vincere con i nostri tempi, non sdruparci per vincere primi. Non c'è bisogno, siamo sempre i primi dinanzi al cuore di Dio. E in questi giorni pensavo a quella frase che sta campeggiando ancora ora, mi pare che campeggia: noi siamo la gioia di Dio, siamo la gloria di Dio. C'era qualcuno che diceva no, registragliela bene, se la vuole sentire questa cosa. Guarda, è compiaciuto, in questo momento lo sto guardando, ha messo la mano vicino alla bocca al mento, ha fatto così, ma sta parlando di me, lode. Noi siamo la gioia di Dio. Noi siamo sempre gioia di Dio quando permettiamo a Dio di manifestare la sua gloria su di noi. Ed è meraviglioso tutto questo, perché nel profondo del nostro cuore Dio ci dice sempre: io ti amo, tu sei l'amato, tu sei il prediletto, io mi compiaccio con te, io guardando te provo piacere. Questo ci dice Dio. Guardate che è importantissimo non vincere, ma convincere noi stessi. Vincere è più facile di quanto possiate pensarci, perché le cose poi alla fine le facciamo, ma convincere noi stessi è la cosa più difficile, o meglio, diversamente facile. Però se permettiamo alla parola di Dio di risuonare nella nostra vita, noi senz'altro, ecco, vivremo questa occasione di grazia e passeremo dalla manchevolezza, dal peccato, dalle brutture del mondo, passeremo alla pienezza di vita. Questo sia per noi il giorno quindi in cui ricordiamo il battesimo, ma soprattutto il giorno in cui ci impegniamo a viverlo, ad essere quello che noi siamo. Vorrei concludere con un episodio. L'altra volta c'era una persona che mi diceva, vabbè, lo racconto un'altra volta, siete stanchi, ci mettiamo in piedi e ripaghiamo la nostra storia.